Cari amici di Teramo Web, bentornati e bentornati all'appuntamento col nostro cammino sinodale. Come promesso, iniziamo a parlare. Di tutte le, 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 le discussioni che ci sono state al convegno che si è svolto a San Gabriele. E siamo qui con Anna De Eustachio. Eh, ciao Anna. Buonasera, ciao. Eh, la vice direttrice della Caritas. Eh, L'ambito che cui lei si è occupata era quella dei laici, giusto? Sì, sì. noi siamo stati con, guidati da Don Paolo Di Mattia, il gruppo I laici nella Chiesa e nella Società raccontaci sì. un po' allora come è andata è stato andata. un gruppo molto vivace anche perché abbracciava persone provenienti da diverse esperienze lavorative appunto perché laici, quindi dal mondo sanitario alla pastorale del lavoro, alla pastorale del turismo e alla Caritas e il mondo del volontariato perché era presente anche il direttore del CSV Guido Campana è stata un'esperienza molto bella di chiesa, vivace ed è emersa la necessità appunto di lavorare in sinergia perché tanto si fa nella chiesa, ci sono tante ricchezze, tante risorse, molto spesso non sono conosciute. Quindi magari ognuno va per la sua strada e quindi è importante, sono stati importanti questi momenti, sono importanti questi incontri e ci siamo ripromessi di fissarne altri. Il gruppo ha iniziato un po' la discussione con la pastorale, social, la pastorale sanitaria che ha raccontato un po' l'esperienza vissuta durante il Covid e quindi la necessità di essere vicini alle persone e soprattutto l'importanza della prossimità nell'ambito della cura. Quindi, la necessità di creare anche degli organismi in cui collaborare, come ad esempio la Banca della Salute, per favorire le persone più fragili ad un accesso immediato anche ai servizi sanitari, alle cure ospedaliere, così anche l'essere vicini alla fragilità, alla fragilità psicologica, e da questa precarietà siamo passati a una precarietà che sta attraversando un po' anche la nostra società, sia da un punto di vista. Teramo poi la precarietà la vive già da anni con il terremoto e poi c'è stata l'emergenza sanitaria ed ora anche la guerra. E, la provincia di Teramo è quella che ha accolto tantissimi immigrati a livello nazionale. E, quindi da questa precarietà legata alla salute si è passati alla precarietà della situazione sociale e lavorativa che oggi si vive e quindi siamo andati al mondo del lavoro. E qualcuno ci sollecitava a cambiare mentalità, non si parla più di precarietà lavorativa ma di lavoro flessibile. E quindi eh, contestata un po' questa ehm, sollecitazione perché porta i giovani a non fare delle scelte definitive, quindi a, anche a livello vocazionale la scelta del matrimonio, la scelta di avere dei figli, perché una stabilità lavorativa che viene meno eh, fa venire meno anche altre certezze. E per cui eh, si è evidenziata la necessità di, avere, di fare sì una riflessione sinergica con le diverse professionalità nell'ambito del mondo del lavoro, però ehm, anche è emersa la necessità di fare come Chiesa, come Parrocchia. Eh, come cristiani, un servizio di advocacy, cioè di tutela del mondo del lavoro, del diritto al lavoro e quindi la necessità, come più spesso dice, come spesso dice il nostro Vescovo, ehm, di creare opportunità lavorative perché questo ci consente di guadagnare il paradiso. Questo è un punto che il nostro vescovo batte spesso. Sì, <ride> quindi è emersa la necessità di ritrovarsi no? Come con i professionisti, con, i cioè con chi eh, la, la, diciamo è più dentro il mondo del lavoro. Quindi eh, per fare una riflessione in questo senso. Ehm, Così anche l'anno pastorale che si è appena chiuso ci ha portato alla riflessione delle tre dimensioni della carità: quella samaritana, quella intellettuale e quella politica, come queste devono camminare insieme e qui si è ribadita questa necessità. Per cui si parte da una pastorale di ambiente a quella ehm, che, che riporta no, dall'ambiente alla parrocchia. Qualcuno eh, evidenziava come questo atteggiamento profetico del nostro vescovo di andare a incontrare la gente nell'ambiente in cui vive, eh, a, a volte è poco recepito dalle nostre comunità, quindi la necessità di mh, effettuare delle riflessioni in questo senso. E così anche è nata la figura del cappellano delle aziende che sta andando a incontrare le persone all'interno stesso Paolo, delle aziende. Don Paolo stesso sì. che sta girando parecchio, sì. E Don Paolo Di Mattia infatti raccontava la sua esperienza molto bella, e, mh, in cui diceva che a volte appunto tanti laici non possono essere presenti nella vita parrocchiale perché gli orari delle nostre parrocchie, delle nostre chiese non corrispondono a quelli che sono gli orari de, de, diciamo, delle persone che lavorano. Quindi questo venire incontro che magari porta anche qui ad avere un'attenzione ehm, alla vita quotidiana delle persone che, che incontriamo. E successivamente si è ribadita anche come è emerso, anche se il nostro era un gruppo che non attraversava la tematica dei giovani, è emersa la necessità di avvicinare i giovani nell'ambito del volontariato, nell'ambito della Caritas e soprattutto perché appunto si parlava del lavoro, delle scelte lavorative, delle scelte vocazionali future e anche perché è emerso come la risorsa che i giovani oggi sono diventa... È importante nell'ambito di una comunità parrocchiale, è importante nella nostra società ed è fondamentale per costruire un futuro diverso. Quindi la Caritas può essere un'occasione, veniva fuori, dove i giovani possono essere incontrati e possono dare il loro servizio così come il mondo del volontariato, perché hanno dimostrato, soprattutto in questi anni di precarietà, una grande generosità e quindi una grande disponibilità alla prossimità. E poi è venuto fuori anche come esistono tante realtà, di aggrega diverse aggregazioni laicali nell'ambito sempre della diocesi che sono poco conosciute, di cui esiste un elenco abbastanza ehm, diciamo ricco, eh, Don Paolo ci diceva che ne sono 21. Quindi la necessità di fare una mappatura e di rendere più evidenti i servizi che ciascuna di queste ehm, associazioni, organismi fa. Nel nostro gruppo erano presenti eh, l'Associazione di Volontariato Raval Vibrata, l'Ordine Francescano Sacolare, il Movimento Cristiano Lavoratori, i Medici Cattolici, la CISL, ne cito alcuni, quelli che ricordo. Però appunto, come vi dicevo, ce ne sono, altri, ce ne sono 20, 21. Quindi Così. diciamo che c'è il fermento, c'è, bisogna un attimo sì. eh, mettersi a tavolino, fare un qualcosa in comune. Per certo. lavorare meglio perché quello diciamo forse era lo scopo sì. sinergie con tutti quanti sì sì sì, sì. infatti diciamo l'elemento eh, più importante è proprio quello di creare delle sinergie devo dire che qualcuno ha già chiamato per eh, dire quando ci incontriamo allora per far sì che quello che ci siamo detti diventi operativo per il futuro prossimo e per dare anche delle eh, sollecitazioni alla nostra chiesa diocesana, al nostro vescovo riportare no, delle, ne, delle mh, proposte. E così anche è anche venuto fuori l'ambito del turismo e dello sport con l'impegno del CSI e anche dell'ufficio per il turismo e i pellegrinaggi. Come anche lì stanno facendo dei percorsi che tendono a coinvolgere i giovani ehm, sia nell'ambito formativo a livello culturale, ma anche come riscoperta no, dei nostri luoghi come luoghi di avvicinamento alla fede e ehm, anche di un riposo. Può essere sia del fisico che dell'anima. è Un ambito molto esatto. ampio, questo qui in cui eh, tu ci adesso riferito. Eh, se c'è qualcuno ecco, che ci sta ascoltando e magari conosce altre realtà, che eh, si può mettere in contatto con, con noi, con Don Carlo, con Anna, per farci rapire, sapere altre realtà che magari sono sfuggite. In modo tale di poter lavorare ancora meglio. I laici. Eh, vanno richiesti, molte sì. volte non si propongono, allora uno dice senti vuoi partecipare e quindi diciamo che ehm, ci auguriamo che questa chiacchierata che adesso abbiamo fatto e la relazione che ci ha fatto Anna sia stata utile, quindi eh, vi ringraziamo di averci ascoltato, ringraziamo Anna per la partecipazione e vi do appuntamento per la prossima puntata, arrivederci. Grazie.